Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo in cui, come vedete dal titolo, andremo ad assaggiare queste nuove patatine che ho trovato al supermercato. In realtà non sono patatine perché sono fatte a base di farina di ceci e sono al gusto prezzemolo e basilico. Vi faccio vedere la confezione un pochino più da vicino. Come vedete sono fatte con ingredienti naturali, non sono fritte, sono senza glutine e ci tengo a precisare che sono vegane perché non tutte le patatine, dovete sapere, sono vegane, come può pensare la maggior parte di voi, ma ci sono alcune chips, patatine, eccetera, che al loro interno, tra gli ingredienti, contengono polvere di lattosio o comunque derivati del latte. Quindi è molto importante, se siete vegani o se siete allergici al lattosio, imparare a leggere per bene le etichette. Vi faccio vedere anche il retro della confezione, ovviamente. Come vedete, della stessa marca ci sono anche altri prodotti, quindi non solo queste patatine. Vi faccio vedere anche gli ingredienti. Vedete, c'è scritto anche che sono senza conservanti e coloranti artificiali, senza olio di palma e senza glutammato. E vi faccio vedere le informazioni nutrizionali in modo tale che abbiate un'idea ben precisa e generale di quello che andate anche a mangiare. Quindi direi di andare ad aprirle e ad assaggiarle poi. Allora, il profumo che si sente sa tantissimo di basilico e di pesto. Vi faccio vedere. Sono dei bastoncini appunto di farina di ceci e se vedete ci sono dei puntini, anche se non mette a fuoco, ci sono dei puntini abbastanza evidenti appunto del condimento. Assaggiamo. Non gli avrei dato una lira, nel senso che in genere questo tipo di patatine non sono molto gustose, ma effettivamente hanno un buon gusto, sembra di mangiare del pesto e devo dire che sono anche abbastanza croccanti, pur essendo semplice farina di ceci, peraltro non fritte. Quindi direi assolutamente approvate. Se siete curiosi di vedermi assaggiare magari qualche altro snack di quelli che ci sono consigliati appunto di questa linea, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e magari di condividerlo con i vostri amici se volete fargli scoprire questo nuovo tipo di patatine. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e magari attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate i link per seguirmi in tutti i miei social e seguire appunto quello che combino in diretta. Vi ricordo che c'è anche TikTok che sto cominciando ad usare abbastanza in maniera continuativa da un po'. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video e vi dico have a nice life!